La seconda parte del backstage la troverete nella prossima puntata. Ma l'avete vista la ragazza nel video? È Belinda. In Italia non è ancora conosciutissima, ma in Sud America, negli Stati Uniti, ha venduto milioni e milioni di dischi. Sembrerebbe che sia nata una collaborazione. Il suo saluto per noi in esclusiva. Hello, Finley Channel. This is Belinda, and I want to say hi to all the Finley fans. I'm very excited. We are doing the video for your hero, and I'm having so much fun with the guys. They're great, and they're awesome, and I love them. So, big kisses to all the Finley fans. E brava Belinda, simpatica, vero? A questo punto vi ricordo la nostra mail dove poterci scrivere. channel@finley.it. Ma adesso rubrica. Ciao a tutti, questa è la nostra rubrica, è un piccolo spazio che abbiamo creato, che abbiamo voluto trovare all'interno di Finley Channel, e in questa rubrica parleremo delle nostre passioni, di quello che ci piace, insomma un po' di tutto quello che ci viene in mente. E in questa prima puntata parleremo dei nostri video, quello di Make Up Your Own Mind, che è il nostro primo video. L'abbiamo girato con Marco Lamanna ed è stato il video che comunque ci ha permesso di conoscere Claudio e Pierpa. E ci sono tanti belli aneddoti dietro questo video, ma uno in particolare che mi ricordo era il fatto che comunque il video ci era costato 500 euro e c'era chi quell'estate, perché l'abbiamo girato nel giugno del 2004, aveva fatto diversi lavori per arrivare a raccimolare quella somma, chi aveva lavato le macchine, chi aveva fatto volantinaggio, chi aveva pulito cessi. Dopo aver conosciuto Claudio Cecchetto, Make Up Your Mind si è trasformato in Tutto è Possibile. Tutto è Possibile, video girato da Gaetano Morbioli. Mi ricordo quel bellissimo pomeriggio in cui guardavo la tele, guardavo TRL, e all'improvviso vedi spuntare al decimo posto della classifica e il tuo videoclip. È stata un'emozione fortissima, infatti il giorno dopo abbiamo voluto ringraziare TRL e MTV, siamo scesi in Piazza Duomo con un cartellone, ho scritto grazie, come tanti di voi si ricorderanno. Questo video poi ci ha permesso inoltre di vincere il premio videoclip italiano nel 2006. Qualche mese dopo, invece, nel luglio del 2006, girammo il video del nostro primo featuring, ovvero quello con Mondo Marcio. Il video fu girato da Jacopo Tartarone. C'è nessuno! Per capire un po' di anni fa, vedevo mamma e papà dentro una scatola dietro tutti. Divertente fu una scena, quella in cui Mondo, mentre noi stavamo suonando in piscina, spaccò una telecamera andandogli contro con una macchina. Sole di settembre, invece, è stata la nostra prima collaborazione con Cosimo Alemà. È fino ad oggi il mio video preferito, in quanto credo che Cosimo in soli 3 minuti e mezzo sia riuscito a descrivere alla perfezione quello che siamo. L'aria senza te. Un'esperienza molto particolare invece è stata quella di girare il video di Domani, che a differenza degli altri video in cui il suonato si fa in playback, lì abbiamo suonato un vero e proprio concerto. Abbiamo chiamato un sacco di gente per partecipare alle riprese e chissà quante di queste persone a fine giornata sono andate a casa con nelle orecchie quel ta 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 ra ta ta. Inutile dire che fa male, ma rende incantevole ogni istante che passo con te. Dopo aver visto il video di Domani, abbiamo concluso il giro tra i miei video preferiti, ma ne manca uno alla mia lista, ovvero il video di Ricordi. È fantastico! Vi salutiamo, io e Po. Saluta! E come si suol dire, questo è tutto. Ci vediamo alla prossima con Finley Channel.